interessante. Questo è lo spiegone intelligente. E penserà, e risponderà, cosa ci dirà? Siegfried Ranucci! Eccolo qua! Applauso! Accomodi, accomodi. Giornalista, autore di Report. Guardate qua, guardate, eh. Tutti fan sfegatati, tutti fan sfegatati. Seguitissimo, seguitissimo. Siegfriedo, giornalista, autore di Report, è il più grande collezionista italiano di querele, lo possiamo dire. Malgrado tutte le difficoltà, sapete che Siegfriedo vive sotto scorta, questa è la verità. Io sono arrivato col casco, non so se avete veramente visto, ma hanno subito, si sono subito insospettiti, poi mi hanno guardato. No, Siegfriedo veramente vive sotto scorta. Ti ringraziamo per essere qua. Insomma, ti sei scelto un lavoro non facile, ma tu che sei l'ospite intelligente ci devi dare una risposta. La domanda, almeno quella principe di stasera, è questa: la gentilezza conviene? Ma guarda, la gentilezza io credo che sia il modo migliore per ottenere le cose, perché è la manifestazione di chi è forte e riesce a ottenere cose senza esercitare la propria forza, no? Soprattutto nei confronti dei più fragili e dei più deboli. Poi c'è chi è gentile e anche paraculo, perché quello è il modo, no, la scorciatoia per ottenere alcune cose. E poi manifestare l'arroganza, il potere, la tracotanza è il segno di una grande fragilità. E anche di cattivo gusto, sì, possiamo dire, anche di cattivo gusto. Che è successo? Che è successo? Non è che sparano. Ma che sparano? E tu hai detto. Ma alzati per favore, alzati. Che spa, magari ti beccassero in fronte a te. Avremmo risolto la metà dei problemi di questo programma. A me per gambizzarmi ci vuole tutto il caricatore. Le gambe prima che le acchiappe. Prima che le acchiappe. Insomma, noi comunque siamo il servizio pubblico, ma la gentilezza è anche servizio pubblico, o meglio, il servizio pubblico è gentilezza. Assolutamente sì, perché la vera gentilezza, il vero senso della gentilezza è quello di offrire qualcosa, far sentire l'altro incluso senza dare l'impressione di chiedere nulla in cambio. E questo è il vero senso del servizio pubblico. Vedi, allora noi con gentilezza entriamo nelle vostre case e in cambio non vi chiediamo nulla. Nulla. Noi personalmente no. Nulla. Ma...